Perché votare no al referendum? Ma per moltissimi motivi. Il primo per un motivo di rappresentanza territoriale, perché ad esempio un territorio come il nostro rimarrebbe privo di rappresentanti parlamentari e questo sarebbe un danno enorme per le possibilità del nostro territorio di reperire risorse e di far ascoltare i propri problemi. E poi per una regione di carattere di cultura politica, il problema di questi parlamenti, dei parlamenti degli ultimi anni, non è un problema di quantità, ma è un problema di qualità. Noi dobbiamo rivendicare la possibilità di scegliere i nostri rappresentanti con dei metodi più selettivi, come ad esempio il voto di preferenza, e non dobbiamo invece rivendicare una problematica solo quantitativa, cioè quello di tagliarli. Sotto questo slogan, scegliamoli e non tagliamoli, si sono ritrovati anche molti amministratori del nostro territorio. Noi abbiamo lanciato un appello con la nostra lista provinciale Libertà e Autonomia e a questo appello hanno risposto positivamente molti sindaci che condividono le ragioni del no. Sottoscrivono l'appello a votare no perché meglio degli altri si rendono conto di quanto sia importante avere una rappresentanza territoriale a Roma per poter portare all'attenzione del governo centrale i problemi che via via si affacciano. Da ultimo credo che il votare sì a questo referendum sia un modo per continuare a peggiorare il livello della politica degli ultimi anni. Non c'è mai fine a questa richiesta di taglio delle spese, ma se non c'è mai fine io temo che arriveremo a un punto dove il tema non sarà quello di tagliarne 100 o di tagliarne 400, ma sarà di tagliarli tutti. E siccome io preferisco la democrazia ad un sistema dove non c'è rappresentanza per i cittadini, voto convintamente no al referendum e chiedo di votare no a questo referendum.